Ciao a tutti Samiri e Samire, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi farò solo sì il mio morning routine. Che cos'è sta roba? È una crema per le mani. Vabbè, cioè più che morning routine è una light routine. Allora, la mia serata sta iniziando adesso che sono rientrata a casa dopo una giornata abbastanza stancante, ma e niente, aiuto raga, come faccio? Allora, innanzitutto come state? Spero bene. Io ho i dolori, un po' i dolori nel mio cuoricino. Io sono ancora una bambina, perché sì, sono una bambina. E adesso sono ancora vestita come sono uscita prima, per cui scusatemi. E basta, comunque. Come state? Come non state? Oddio, dove posso appoggiarmi? Aspettate un secondo. Mi siedo sull'asse del water. Oddio, devo chinarmi. Ok, sperando che voi mi sentiate, scusatemi, ma devo pulirmi le orecchie. C'è qualcosa che mi prude. Mamma mia, cos'era? Comunque, sto per mettermi un detergente per il viso. Questo è l'inizio della mia skincare. Ecco, cioè, diciamo che metto solo un prodottino per il viso in realtà. Non so se mi si vede, però in generale, vabbè. Aiuto. Questa sera è molto particolare in realtà perché vi porto per la prima volta. O forse no, non lo so, adesso vedo come sto in realtà. Vabbè, vi porto alla mia night routine. Scusate, aspettate. Ok, adesso ho fatto piano, sperando che non si sia sentita strusciare. La cosa, bellissimo. Allora, aspettate un second. Oh, cavoli. Aiuto! Oh mamma mia, è un po' complicato fare questa roba qua. Comunque, mi devo aggiornare sulle gocce. Ok. In realtà non vi devo aggiornare niente su niente, o meglio, sì, nel senso che. Nel senso che sto morendo, ok? Nel senso che no, non sto morendo in quel senso, però cioè sto tipo. Non mi si metteva a posto sta roba, scusate per il rumore. Ok. Io questa cosa lo butterei, ma a quanto pare qualcuno non vuole che lo butti. Vabbè. Intanto che faccio lo skincare, la skincare. Anzi, prima di farlo ovviamente mi lavo le mani e vi devo raccontare del perché ho aspettato molto per farmi aiutare in generale. Ho aspettato molto per andare allo psichiatra perché ero minorenne e raga, non sapete una parte di me, una parte della mia vita. Io purtroppo. E vlog nuovo a tutti! Samira e Samira, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Oggi vi sto facendo la mia night routine. E ho appena iniziato a farmi lo skincare e dovrei cercare di sciacquare questa roba, questa poltiglia che ho sul viso, ovvero il detergente. Di ter persone, no, che basta. E comunque, aspettate. Uso quest'acqua alle rose, molto bella. Cioè, non è acqua alle rose, è un detergente. Oddio, lo stavo per far uscire. Allora, come state? Spero bene. La mia serata inizia adesso, che sono rientrata a casa da mezz'ora ormai, più o meno. E
mi devo lavare il viso. Raga, mi sa che si è pure messo, cioè il detergente non si è messo da solo, però ho messo per sbaglio il detergente sulle labbra. Wow, pelle morbida. Allora, oggi, oltre ad andare a messa, sono andata a fare una commissione per i documenti, quindi non ho fatto in tempo ad essere presente a teatro. Oddio. Quindi questa. La mia serata sta iniziando adesso. Quindi niente, magari fra un po' ci vediamo e ci prepariamo insieme, ovviamente. Bene, scusate raga, ma vi ritroverete due intro diversi. In uno spero si sia ripreso tutto quanto. Ma stavo facendo un video a riguardo la mia skin, riguardante il mio skin, la mia skincare routine. Oggi non so parlare. E scusate se vi ritrovate in questo momento due intro. Adesso, prima di mettermi il pigiama, mi sa che mi mangio qualcosa perché sto tipo morendo di fame. Oddio, spero non cada, perché ok, c'è tipo mio padre che sta al telefono e sta parlando macchinosamente, come si dice. Dai, ma non c'è niente. Cos'è sta roba? Ah, sono i pomodorini. Non so se ho voglia. Vabbè, ma ho capito. Mangerò l'insalata dopo. E la mia serata, appunto, come dicevo, quante volte avrò ripetuto, inizia adesso la mia serata. Ma non so perché mi si sia interrotto. Comunque, se non sbaglio, ho parlato anche delle mie crisi del 2017. Sta registrando? Sì, scusatemi, sentirete la sintesi vocale. No, ma non c'è niente da mangiare. Vabbè. E stavo parlando appunto del video del 2017 e non era così tanto. Cioè, quel periodo già è iniziato malissimo. Però poi ho fatto l'esame di terza media. Non so per quale motivo si sia migliorata la cosa, ma poi so solo che sono stata un po' meglio. Ma con il passare del tempo, aspettate che mi metto il... Con il passare del tempo, scusate se avete sentito un po' mio padre, io ho iniziato a star male e quindi mi sono fatta aiutare dagli psichiatri adesso. Ci vediamo più tardi, raga, che mi riposo un po'. Poi ovviamente leggo qualcosa della scuola e niente. Allora, ragazzi, ho finito da un bel po' la skincare e praticamente adesso ho appena chiuso la chiamata con il mio ragazzo che mi ha fatto stare un po' meglio. E niente. Oh, che pazienza. Allora, io non capisco, raga, ma non so, come fa ad avere tutta questa pazienza nel supportarmi? E adesso sto ascoltando un video in realtà di storie vere. E fra un po' vado a cena, anzi, fra pochi secondi sono lì a cena con papà. Poi in realtà, dopo aver chiuso la chiamata per un bel po' di secondi, ho guardato Drive, però poi ovviamente continuerò a guardare Drive dopo cena per poter studiare e basta. E niente. Allora, ragazzi, come avevo detto prima, sto per cenare e niente. Fra pochi istanti, ho detto. In realtà ho aspettato un minuto. Aspettate un secondo. Ok.
Comunque, ho sonno, ma non posso fare altro se non. Non posso fare altro se non. Madonna, mi sono scordata. Posto. Oddio, volevo dire che non sono. Non faccio altro che seguire, ecco, le cose come vengono fatte, quelle della scuola ovviamente. Però sono stanca, raga. Ma non devo mollare. Non devo mollare qua. Perché se no, aiuto. Comunque arrivo. Ah, comunque a proposito, raga, si mangia della carne con il riso. L'immancabile, come definisco sempre. La nostra cena. Adesso andiamo e ceniamo. Oddio. Tovaglie, 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 tovaglie. La nostra cena di adesso. Buon appetito. Ho mangiato decisamente tipo tantissimo. Oh! E mi manca il fiato, raga, talmente tanto che ho mangiato, cioè, mamma mia. Questa cosa sono stata superata, cioè, complimenti, cioè, infatti come leggete nel titolo, oggi ho combattuto contro, aspettate, ho combattuto contro un mostro. Ho combattuto contro un mostro, ce l'ho fatta io, ho vinto io. Quindi non posso dire altro che essere fiera di me stessa. Perché non pensavo di poter combattere questo mostro, invece il mostro ha perso. Le voci nella mia testa continuano ad essere presenti, certo, ma non vinceranno loro. Ho vinto io. Ho mangiato due piatti di carne e riso e non pensavo davvero di poter combattere, invece ce l'ho fatta e ce la farò ancora, ragazzi, perché non voglio perdere le speranze, non voglio assolutamente, perché non penso che ci sia senso poi dopo. Se si lotta è perché si lotta per se stessi. Contro i mostri, ovviamente. Mi viene ancora da rimettere, però non lo farò perché io ho vinto e devo continuare a vincere. Queste vittorie vanno condivise assolutamente. È per questo che ve lo sto documentando. Eccomi qua, ragazzi. Allora, io ho fatto la doccia, mi sono lavata solo il corpo per oggi perché domani sera mi lavo i capelli e se tutto va bene, se la forza mi permette di ovviamente di avere questo minutino per dedicarci un po' a noi stessi, insomma, non so perché sto parlando in plurale, al plurale. L'avete capito, no? E comunque questo vlogmas sta diventando un po' più corto, cioè questa cosa, ma perché le giornate sono sempre le stesse quasi? Ah, non sono arrivate alcune notifiche. Interessante. Non capisco perché, ma va bene. E comunque sto guardando le cose su Facebook. Chi è? Ah, la Ginny! Perché non lo sapesse, è una mia amica. È una cucciola. E niente.
Questa è la mia serata, aspetterò la chiamata del mio ragazzo, scusatemi, mentre aspetto la chiamata studio. E buonanotte a tutti, ci vediamo in un prossimo vlogmas.